Andiamo con la seconda poetessa. Vediamo chi è. È Rita Chiaramondia. Rita Chiaramondia. Anch'essa è una sannazarese doc. Lei dice: sono di antica origine sannazarese, pensate. E lo dice con orgoglio. Scrive brani, poesiole, aneddoti, sin da quando faceva le scuole medie, quindi è cominciato molto presto. E molte di esse purtroppo le ha persa a scuola, le ha persa nei vari traslochi, e purtroppo le è rimasto poco, ma quel poco che è rimasto è veramente valido, molto semplice e valido. Ne conserva tutto il più 25 in dialetto e in italiano, e sono tutti ricordi dedicati alla natura, agli animali, ai frutti, perché lei è stata al lavoro, adesso che è pensionata, fu fiorista, barista al portone e soprattutto una persona molto apprezzata e molto conosciuta da tutti i sannazaresi. Lo dice con orgoglio, sono una sannazarese di origine antica. Chiara Bonia Rita. Le due poesie che abbiamo in scaletta sono, e sono lette da Renato e da Rosalia, La Metera, ovvero La mia terra, e Ti aspetti, ovvero Ti aspetto. Renato Morelli con il primo brano, La Metera. La Metera. L'altra sera s'era fiorita la strada, guardava il sole che ne tornava a casa, che bel colore algava il cielo, ma all'orizzonte c'era il fior di ciminiera. Ma era bella la metera tanto tempo fa, al suo mare ieri pra e il capo con i spigli durano. Ben giocava a scuola con i fiori, in mezzo ai palendi fasò. In l'aria vi era tanto profumo, cui che in cuore non senti più. Vi era i donati, tutti i satasù in tal scagnile, con in mano al piatto del mestre e al suo biciarotto di vento. Gli parlavano della giornata che era passata e col fasulato i massavano i moschini che gli andavano a disturbare. Intanto passava Viola, col suo carat appena paia, e la portava in corte a fare la sugà per la strada. Che profumo ad fem, ad lat, ad roba buona, col profumo ad terra generosa. Che è passato un anno, e un par d'avesso un esilia, perché per guardandomi intorno senti più il calore d'allora. Ma mai moschini era stato, e il fumo di ciminiera che ti strinse il cuore e anche i veri. Allora non si è reso il capo per pensare. Sarà gli oggi e sognare. Per sognare la metera, qualche l'era ancora bella. Ancora Rita Chiaramondia nella poesia Ti aspetti, dalla voce di Rosalia Carpani. Aspetti. Sono stanchi la poltrona attacca la finestra. La finestra la guarda in dal rion più c'è popolare zanza, al quartiere, in due che nasce anche al mio papà. Aspetti da guardare una coetina che conosce, ma fino adesso che ha passato mal di foresta. Guardando un po' più sei, quando la chiesa di San Bernardino. E mi ricordi che quando si era in Fiuletto
cantavano, giocavano, saltavano, poi andavano in mezzo ai banchi e in silenzio pregavano. Al portone era sempre aperto, l'era mai sarà, al portone era mai sarà, perché anche se si erano poveri, nessuno andava a rubare. Oh, ecco, una persona che conosci, le tre passate, ma sposti in avanti per salutare. Lei non guarda, la spassa la testa e poi la mano. Arresti un po' male, ma forse lei l'avrà pensato, tanto ormai le denti del pensionato. E la vita è tutto un spettacolo. Ti aspetti dagli grani, ti aspetti dall'ovra, ti aspetti da sta bene, ti aspetti dagli vecchi, e quando ti vecchi ti aspetti una coituna che ti viene a salutare e sorridendo ti ama. E allora Rita, buona vita. Rita, grazie per aver accettato di tutto per te. Modestissima come sempre, brava Rita. Hai raccolto tanti applausi, brava. Grazie, grazie. Ben felice anche che ci sia tuo figlio vicino.